parola. Grazie Presidente. Io intervengo perché il gruppo voterà contro questa iniziativa assunta in maniera provocatoria dal collega onorevole Tommaso Foti. Ci è stato preannunciato che la maggioranza intendeva dare un altro segnale di delegittimazione della Camera, del Parlamento, rispetto a un provvedimento che noi riteniamo importante. E un provvedimento importante si discute, si approfondisce. Noi abbiamo apprezzato che anche da parte di esponenti autorevoli della maggioranza sia stata formalizzata alla Presidenza la stigmate rispetto a un percorso sbagliato nei tempi e nei modi, un percorso che ha impedito una discussione approfondita in commissione. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha lasciato i lavori in commissione per non partecipare a una grande presa in giro che non corrispondeva a un approfondimento parlamentare. Tuttavia era ed è disponibile a discutere qui in aula fino a quando è necessario farlo e quando è possibile farlo. Eppure anche in questo caso la maggioranza si chiude a riccio, tenta di interrompere i lavori nelle modalità stanche di chi arriva qui solamente per spingere un tasto piuttosto che per discutere degli interessi degli italiani. E allora la provocazione del collega Foti ci sta tutta, la spiegherà lui stesso, e quindi abbiamo oggi proposto noi stessi di interrompere questo modo non idoneo di discutere. Vedremo se la maggioranza avrà i numeri o se, come al solito, si sarà attardata in altre faccende e quindi ci permetterà, con l'esito negativo della votazione, di continuare a dibattere per il tempo necessario.